Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata dedicata all'editoria ho il piacere di presentarvi il romanzo Il sentiero dei violini e siamo collegati con la sua autrice Maria Enne, che è una professoressa universitaria di Roma. Maria Enne alterna la produzione scientifica a romanzi thriller e passionali che combinano con maestria il mistero, l'avventura e l'erotismo, collocandosi in modo innovativo oltre i classici generi polizieschi o sentimentali. Questo è il suo romanzo di esordio. Buonasera Maria Enne e benvenuta. Buonasera. Maria Enne, Il sentiero dei violini è il suo romanzo thriller di esordio. Come le è venuto in mente di scriverlo? Allora, l'idea mi è venuta perché ero andata in un viaggio vacanza a Salisburgo con delle amiche e sono appunto approdata in questa residenza castello che era bella, ma era anche un po' cupa, insomma, non so, dava ispirazioni. Nello stesso tempo mi sono ammalata per 2 giorni con un gran febbrone e le mie amiche giustamente sono andate in giro per la città e mi hanno lasciato lì con la febbre, tanto si capiva che non era una cosa grave. E quindi, stando 2 giorni in questa residenza, ho studiato la stanza, ho studiato l'ambiente, tutto quanto e mi è venuta questa trama. Questa trama che poi ho perfezionato nei mesi, poi c'è stato il lockdown, il Covid, quindi ho detto ho l'opportunità, dovendo stare carcerata dentro casa, finalmente di scriverla. E quindi l'ho buttata giù, naturalmente poi ci ho messo qualche mese, ovvio, ci vuole tempo. Eh certo, Non quindi per Maria scrivere un libro. Enne, sappiamo che questo libro è ricco di intrecci storici, di spionaggio e anche di erotismo. È complicato scrivere un thriller? Un thriller è complicato per una serie di motivi. Innanzitutto la coerenza, cioè è chiaro che i personaggi devono essere coerenti con il carattere che si descrive. Poi perché bisogna lasciare degli indizi qua e là, e poi perché bisogna mettere dei colpi di scena. E nello stesso tempo, oggi bisogna essere sintetici, arrivare al lettore abbastanza in fretta perché questo è il mondo di internet e dei WhatsApp. E quindi per me c'era anche questa complicazione, anche perché io non volevo scrivere soltanto un giallo thriller, volevo metterci dentro molta avventura e anche una storia d'amore molto passionale, quindi con punte di erotismo. Allora questo ha reso il libro complesso, però insomma spero di esserci riuscita. Marianne, lei quindi è una professoressa universitaria di diritto. I suoi studi l'hanno influenzata nel suo modo di scrivere? Nel modo di scrivere direi che è avvenuto il contrario, cioè i miei studi mi hanno insegnato a studiare come scrivere, mi hanno insegnato a rileggermi non subito, perché lo sappiamo tutti che quando si scrive qualcosa poi se ci si rilegge subito ci si ama follemente, invece bisogna lasciare le cose nel cassetto, rileggerle dopo un po', e i miei studi mi hanno insegnato a farmi correggere ed accettare le correzioni. Però poi ho sempre creduto che la metodologia sia degli studi giuridici che della didattica fosse completamente diversa dallo scrivere un romanzo. E invece poi scrivendo un romanzo non solo mi sono accorta che il metodo era molto simile, uguale, ma che dovevo fare il contrario. E quindi è poi il romanzo che ha influenzato le mie lezioni e il mio modo di scrivere. Perché col romanzo ho capito l'importanza di bucare il video, dello storyteller, di cercare di arrivare all'interlocutore in maniera diversa da quello che uno fa con le lezioni, dove si pone meno questi problemi e invece sono molto importanti. Marianne scriverà altri romanzi? Sto già scrivendo un altro che si svolge tra l'Emilia-Romagna, in particolare Rimini e Parigi. Sono oltre la metà. Mi sta appassionando, come sempre i primi mesi non mi piaceva, non trovavo gli adeguati colpi di scena, adesso invece mi sembra che la trama vada bene e quindi è un periodo che sono molto presa dalla scrittura.
Adesso poi mi piace molto visitare i luoghi, quindi andrò poi appena il Covid lo consentirà a Parigi. Beh, Mariella, devo dire che le si illuminano gli occhi quando parla di scrittura e dei suoi romanzi. Quali sono i progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono, credo, sicuramente di continuare a scrivere, anche se è un mondo molto difficile, dove sono capitata per caso, perché è chiaro, io ho già scritto 6-7 libri, manco me lo ricordo in diritto del lavoro, e quindi faccio parte di un certo mondo, per cui se mando uno scritto a un collega, il collega mi conosce, mi legge subito, magari anche con un occhio di riguardo. Diversamente nel mondo dell'editoria sono una sconosciuta e anzi quando mi ha chiamato il responsabile di Albatros sono rimasta veramente stupita perché è andato tutto come nei film americani, a lieto fine, diciamo. E quindi adesso che cosa devo fare? Gambe e spalla devo cercare di farmi conoscere in questo nuovo ambiente. Certo, scrivere è stata sempre la mia passione, quindi continuerò a scrivere romanzi e libri. Questo sì, voglio dedicarmi più a questo che al diritto. Insomma, diritto l'ho fatto per 40 anni, adesso vorrei cercare di scrivere cose, diciamo, la vita più divertenti. Ed è anche una sua grande passione. Marianne, è stato un grande piacere conoscerla e ascoltarla. Grazie per essere stata qui. E Grazie, arrivederci. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate dedicate all'editoria sul portale editoria365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.